Ok ragazzi, ci siamo sistemate, le stesse macchine finalmente, sì! Basta! Ecco qui il vostro cibo! Wow. Cosa sono? Cosa sono? Cosa Minuto! Sono? Ma chi è quella sirenetta lì? È Trigoletto! No, vabbè! Vediamo com'è chiuso! E lui è Leo. Benvenuti in questo daily vlog. Oggi ragazzi si parte per le vacanze. E dove andremo ragazzi? In montagna. Ok. E voi ovviamente verrete con noi. E guardate Leo cos'è. Guardate Leo come l'abbiamo vestito. Leo girati, fatti vedere quanto sei bello dagli unicornini. È super carino. Madonna. Eh sì, abbiamo preso un maglioncino anche per lui perché blu. Sulla neve fa molto freddo, quindi ci dobbiamo coprire bene. Anche se esatto. C'ha un bel pelo, però. Sì, anche se il suo pelo è bello caldo, ma. E l'abbiamo scelto blu perché lui è maschietto. Eh sì. E poi perché il blu è il mio colore preferito, cara Lulu. Chi ci conosce da anni sa che non abbiamo mai fatto nessun vlog in montagna sulla neve. Esatto. Perché l'ultima volta in cui ci siamo andati eravate piccole, piccole, piccole. E ragazzi, vedremo anche la reazione di Leo sulla neve, perché lui ci andrà per la prima volta. Perché esatto. Se no si combina tutto la neve qua. Esatto, ragazzi. Ragazzi, guardate com'è bello il mio portatablet che mi ha regalato Babbo Natale. Che carino, fammi vedere. E guarda quale tablet hai messo, mamma. Che cos'è? È un Muffin. Il mini. Vediamo, vediamo cosa c'è. Il tablet di Lulu. Così sulla neve in montagna potrai rilassarti con il tuo tablet. E ovviamente l'unicorno. Ragazzi, ma voi andrete a sciare oppure no? Ciao. Dovete imparare a sciare. Ma tu non me l'hai detto che noi dobbiamo sciare. Certo, devi fare un corso e imparare a sciare, No, ho fatto mamma. Il corso dalle parti. Per sciare servono un sacco di attrezzature che noi non abbiamo. Sì, guarda che ho comprato tutto. C'è tutto in queste meravigliose valigie. Mamma. Io in montagna non sci. Mamma, vi ho preso tutto l'occorrente. Ma noi siamo 5 giorni, ma come facciamo a dormire? Andremo a dormire in un albergo bellissimo, faremo colazione lì in albergo la mattina. E tu ci porti la colazione a letto. E gli unicornini saranno con noi in tutti questi 5 giorni. Esatto, però mamma Ludovica ha fatto vedere le sue cose. Vediamo, vediamo. Guardate qui cos'ho. Scusate. Che carina questa borsetta. Guardate cosa dentro. C'è qui dentro, cosa hai preparato? Allora, i miei occhiali, va bene, i miei occhiali. Sì, ci vorrebbe una custodia però ai tuoi occhiali, direi. E poi ho messo un sacco di orecchini che adesso non vi spoilerò, li vedrete nei prossimi video. Ah, e non abbiamo detto la cosa più importante. Trascorreremo il Capodanno lì in montagna. Esatto, ragazzi, faremo 3, 2, 1. Buon anno! Urrà! Buon anno! Ecco, va bene, sì, ricomponiamoci. Sì, per adesso ragazze vogliamo andare in montagna perché lì non si può arrivare quando è buio perché ne devi salire, scendere, curve, di là, di qua, salire, scendere. Ma tranquilla, tanto domani andiamo sulla neve, per fortuna. Ragazze, ma voi siete pronte per sciare, per fare una bella scivolata sullo slittino, mamma, andare in faccia a una nuvolona di neve? Mamma, l'impresa è portare tutte queste cose. Eh sì, sì, ma vediamo se c'entrano in macchina. Auri, avete portato il cibo? Guarda che per arrivare in montagna ci vogliono ben 3 ore. Dobbiamo andare sulle Dolomiti, Ludo. Allora, ecco. Il lazzaretto che mi ha regalato Sofia. Allora, tè, acqua e carabatterie. Vediamo cosa hai messo qui. Hai preso qualcosa da mangiare? No, perché tu ce l'hai presa. Vero, ma vediamo, vi ho preso una cosa molto buona da gustare in macchina. Comunque vi siete dimenticate della cosa più importante da fare in montagna. È vero, Ludo, ma dopo ci dimenticavamo la tua coperta e chi ti sentiva? E chi riusciva a farti dormire la sera? Ma dormirete insieme, tu e Auri? Vabbè, comunque buonanotte! Stavo dicendo, in montagna si fa anche la battaglia di neve. Eh sì, e dovremmo anche fare un bel pupazzo di neve. Chi fa il pupazzo più bello vince? Vediamo, vediamo. Leo, la pallina. Ok, adesso basta parlare perché
Che ore sono? Che ore sono? Sono le 2:30, ok? Quindi io direi di andare perché alle 4 già fa buio. Sì, andiamo. Ma adesso devi cadere, vabbè. Ok. Dai ragazze, Leo, su. Leo, là dentro e andiamo. Andiamo. Leo, sposta. Leo, facciamo una caduta di l'altra volta. No, speriamo di no, dai. Oh, aiutami pure. Bene. Sembra una testa di gatto. Okay. Vabbè, a scendere le scale non possiamo così, quindi ti conviene scendere. Dai, figa, vola. Vai. Ok. Dai. Su, presto! Le devo portare io, Andiamo. Ok ragazzi, ci siamo sistemate, adesso siamo in macchina finalmente, sì? Forse! Non vediamo l'ora, vero Lulu? Sì, sarà un lungo tragitto, però dobbiamo farlo ragazzi, svolta dobbiamo farlo. Sinistra e ecco Leo. Leo, devi stare Leo! Dritto su circonvallazione Marancella. Papà! Sì, adesso... Stai seguendo le indicazioni? Prendo la strada, l'arrivo è previsto per le 18 quasi. Per le 18, cioè, quindi arriveremo che è buio! Prosegui dritto su circonvallazione. L'ho detto che dovevamo partire prima. Ma ragazzi, da notare il numero considerevole di valigie che abbiamo lì dentro. Dobbiamo stare 5 giorni. Sì, dobbiamo stare solo 5 giorni. Sembra che stiamo andando a Napoli, ragazzi. Eh sì, infatti. Però c'è la scusante che lì fa freddo, quindi sono tutte cose pesanti, esatto, e ingombranti per questo. E sono anche enormi, quindi ci sta. Però c'è da dire che siamo un tantino esagerate, nel fare le valigie, vero Ludo? È come stiamo andando a Napoli. È come se stiamo andando a Napoli, sì. Esatto. Ma il nostro Leo dov'è? Già è stanco? Leo! Leo! Leo, tu ci sei? Ragazzi, si sta riposando per il lungo viaggio. Il navigatore intanto parla. E allora ragazzi, adesso andremo, poi insieme mangeremo qualcosa. È presto per mangiare! Iniziamo il nostro viaggio con una bella canzone. Che ne dite? Sì. Quale vogliamo mettere? Ovviamente una nostra canzone, Esatto, una nostra. Vamos! Ok, vai papi! Vado! Vai papi! Il cielo azzurro dipinto, che sembra un quadro perché è proprio tutto perfetto, come nelle favole. Un tè, la pesca o limone, tu scegli il gusto che vuoi. Mamma, sì. Noi vogliamo mangiare. Volete mangiare? Sì. Lo sapete cosa? Lo sapete cosa vi ho portato? No. Siete curiose di sapere cosa vi ho portato da mangiare? Tanto. Sì? Vediamo cosa c'è di buono, cosa vi ha portato la mamma. Io spero tantissimo Mac. No, Mac no. Io spero il popcorn. Non si può mangiare sempre il Mac, Io spero il popcorn. Vediamo. Ecco qui il vostro cibo! Wow. Cosa sono? Ok, vai! Quanto vi piacciono a voi? Tantissimo! Come sono questi noodles? Buonissimi! Come sono? Come spolona? Io no! Ve l'aspettavate? Questo bel pranzetto? L'ultima volta che abbiamo mangiato i noodles in macchina è stato quando abbiamo fatto il viaggio per Bellaria. Sì. No, a Roma era. Era Bellaria. Vi ricordate quell'evento, ragazzi? È stato magnifico. Ludo, ma ti piacciono sul serio? Sono buonissimi. Attenzione. No, te li faccio vedere. Ma il mio non è con niente. Attenzione, tu è con l'avventura, ma no. Mamma, devo mandare la fotina alle mie amiche. Guardate ragazze, stiamo
salendo. Guardate quante montagne. Speriamo non faccia troppo freddo. Anche io amo l'estate. Anche io amo l'estate. L'inverno. Io sono team Papi. Papi ama la montagna. No, io e Ludo amiamo l'estate. Tutta la vita. Mare, sole, spiaggia. Napoli, tuffi. No ragazzi, comunque quanto io... amiamo andare a Napoli noi? Peccato che quest'anno non ci siamo andati per le vacanze natalizie, ma recupereremo in estate perché faremo anche tantissimi eventi. In estate andiamo anche in Calabria. Sì, per incontrare i nostri unicornini e poi dopo gli eventi andremo in Calabria come esatto, ogni anno. Ovviamente. Beh ragazzi, ma voi ci avete pensato che in montagna non ci andiamo dal 1980? Ludo, l'ultima volta che siamo andati in montagna, lo sai tu quanti anni avevi? Lo dico io. 5. Ne avevi... uno e mezzo mi sa, massimo due. E io ne avevo... E tu Auri ne avevi... Secondo i miei calcoli io avevo 8, 9, 10. Vabbè lì siamo dai, tra i 8 e 10 anni. Sì, eri piccola anche tu. Ne ho più piccola di te. Tu eri piccolissima. Non vedo di sciare. E non volevo sciare. Raga, andiamo insieme sullo slittino, io li faccio volare. E diciamo non ce ne andiamo mai. Eccoci qui arrivati. Adesso Ludo, il problema sarà scaricare tutte le nostre valigie. Io freddissimo. Sei stanca Ludo? No. Auri? No mamma, io guardo. Com'è la temperatura qui? Tiepida. Adesso andiamo dentro, mangiamo e dormiamo. Dormiamo, guarda che la serata è lunga Ma che lunga. Sono un pinguino. Ludovica, sai cosa mi ha detto? Entrate prima? Dentro ragazze. Ludovica mi dice: Auri, non vedo l'ora di mettere sotto le copertine. Io ho detto di ora che dobbiamo ancora mangiare. Lei siete pronte per iniziare la nostra vacanzina? No ragazzi. La nostra settimana bianca? Questo albergo molto carino. Vediamolo un po' questo albergo. Ma io ho lasciato tanti i miei guanti tutto dentro. Ma non le frega dentro. No, devi prendere tutto. Vai, ecco qui le nostre valigie. Allora, qua si ritrova. Mamma. Eh? Mi fai una foto con le renne? Che carine, certo. Vai. Non riesco a mettermi sotto. Ok, mamma, posso fare troppo freddo, basta, scusa. Ok, entriamo. Siamo giunti a destination. Sistemiamoci un attimo. Sei pronta? Lì vedo già una signora. Ah, Ludovica. Entra, Auri, entra. Ragazzi, Leo sta impazzendo. Però qua fa un po' di caldo, dai. Bene, dai, ragazzi, accomodiamoci mentre aspettiamo papà che è andato a parcheggiare. Le no, non si spengono le candele. Ma Leo, ti calmi. Leo. Bene ragazze, siamo arrivate finalmente, adesso entriamo in camera, Ludovica sta meditando. Ludo, sei stanca amore? I ragazzi, che abbiano inizio le nostre vacanze. Perché io in macchina non l'ho dormito. Non hai dormito? No, guarda, ci crediamo tutti che non hai dormito. Se facciamo un tour... Dopo facciamo il tour, adesso andiamo in camera, ci rilassiamo, ci sistemiamo perché poi c'è la cena. Dalle 7:30 mi sono informata. Eh sì, perché ci sono gli orari qui da rispettare. Allora dobbiamo andare a mangiare, non dobbiamo dormire, vero? No. Certo, siamo in vacanza in hotel, ma gli orari bisogna sempre rispettare. Poi dovete sistemare le vostre valigie, voglio tutto in ordine in camera. Io e te sistemiamo il nostro angolino, mentre mamma e papà sistemano loro. Va bene, dai. Ragazzi, e oggi? Questa sera dormirà anche Leo. Certo. Il nostro letto. E guarda, Leo dorme per terra. Perché veramente lui fa di quelle scoricine che io non voglio. Dai! Oh no, veramente ragazzi, io non... Ragazze, ma che non me lascio... Andiamo in camera. Esco ragazzi. Primo? Vai Ludo, primo. La signorina già ci aspetta. Dai, che non c'entriamo neanche qui dentro. Che odore di piscina. Mamma mia. Che odore di sauna. Ma che è questa piscina? Dov'è? Cammina.
la nostra camera, su. Innanzitutto che numero è? 110. Ecco qui la nostra camera. Vai Ludo. Mostracela. Ma le nostre valigie dove sono? Già ce l'hanno portate dentro? Sì, già sono dentro. Aspetta, no, questo ragazzi, è il nostro letto. Devi vedere questo. C'è anche la cuccia per Leo. È il sasso. No, la cuccia. È il sasso, un giochino. No, è un biscottino. Gli hanno fatto trovare anche il biscottino. Allora, Leo, raccomandazione. Vabbè. Tu e papà. Salve. Babi, sei arrivato? Babi. Wow. Vuole bene, mettiamogli l'acqua. Stavo dicendo, tu e papà dormite qua. Io lo devo vedere perché c'è anche la TV. C'è anche il separé, guarda, si chiude. Ragazze, questo è l'accappatoio per andare in sauna, in piscina, perché qui ci sono le piscine all'aperto riscaldate. Ma voi ci vedete che non sono mai andate in spa? Vediamo com'è chiuso. Vediamo. Papi, oh, hai rovinato il vetro. Quanto hai fatto male? Papi, wow. Papi, ti sei fatto male, papi. Non lo so. No, vabbè. Passati un attimo. Mettete un po' d'acqua a Leo. Ragazzi, Madonna, che sete che aveva, cucciolino. Da mangiare, non mangiare. Patatino, adesso ti mettiamo anche da mangiare. C'è anche l'osso. Sì, no, ma non... questo è un biscottino, è meglio che non glielo diamo perché lui non è abituato a mangiare. Lui non lo può cose. Mangiare. Proviamo. Ragazzi, lui dorme pure vicino al termosifone. Mamma, ogni giorno quando noi dobbiamo andare in una camera si fa questo. Pipì, urrà! Che bello, quanto è soffice! È sprofondato dentro il lenzuolo. No, ragazzi, vai. Ragazze, però il vostro letto è di là, eh? Non ce lo dimentichiamo. No, noi dobbiamo qua perché c'è la tele. No, 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 il vostro letto è di là. Giù i piedi dal letto mio di papi. No, e di qua il vostro letto, guardate, no, qui ci sono anche le asciugamani per andare in spa, no, nelle piscine riscaldate, perché qui ci sono le piscine. Ludo, lo sai che qui ci sono le piscine all'aperto, fuori sulla neve, però l'acqua dentro è riscaldata. Mamma, buonanotte. E ci sono anche le saune per i bambini. Ludo, mi mostri il bagno? Sì. Però prima devo dire una cosa ai cornini. Io voglio fare una pazzia quest'anno, ragazzi. Prima che finisca il 2023, io voglio fare questa pazzia. Cioè? Mi metto il costume per andare in piscina, mi butto sulla neve col costume e torno subito nella piscina. Sì, così prendi una bella broncopolmonite. Ludo, fammi vedere il bagno. Volevo vedere un particolare. Che, cioè? Che di solito papà piace tanto col calcio gli alberghi, però non ho mai visto quasi mai questa cosa. Cosa? Qua. Vediamo, papà. Un ombrello. Un ombrello. Wow! Un ombrello. Decisamente utile, direi. È molto un utile. Fermo! No, Gela. Quello è di papà. Ah, Ludovica, ma... Non l'abbiamo trovato qui quello, eh. Non è che è personalizzato. Ragazzi. Vediamo. Guarda mamma che figata. No, vabbè, bellissima questa doccia. Ma sì, che meraviglia. Mi piace anche la doccia, dai. Io sono il grande sorcio. Wow. Ludo, è super. Va bene ragazze, dai, andiamoci a sistemare così andiamo a cena. Voglio tra un po' qui si cena. Esatto. No, ma come? Io carico anche il mio cellulare che tu guarda scarico. Guarda che faccia, bella mamma. Bello. E vediamo qui cosa c'è. C'è un balcone. Ah, ma c'è un bel terrazzino. Guarda che bel terrazzino c'è qui fuori. No, vabbè. Ma siamo sulle piscine. No. No! Guarda, esce il fumo perché vuol dire che sono riscaldate. Papi! È riscaldata. Oh, 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 ecco la piscina per i piccoli. Guarda lì. Qui c'è Leo. La vedi quella porta lì? Lì si apre e entri nella piscina quella lì interna. Poi poi da lì sempre puoi uscire e venire in questa esterna. Guarda lì che bello! Ma che meraviglia! Un sogno, ma che bello! Ma che scelto! Dila, com'è la tua camera? Ciao Dado! È bellissima! È bella la tua camera, Dila!
Ma scusate, ma chi è quel personaggio lì nell'acqua? Mamma mia, è Grigoletto! Ma chi è quella sirenetta lì? È Grigoletto! No, vabbè. Grigo, il Grigo saluta! Ecco, si sta affogando anche. No, vabbè. Brava. Esci fuori e vediamo se è calda. Ma dove stai andando? Grigo, dove vai? Ma è andato nella piscina. Non lo so, noi no, qui in camera a sistemare. E il Grigo che già si è buttato in piscina. No, vabbè. Leo, scendiamo anche noi, Leo. Andiamo. Vabbè, domani andremo io e Dylan e Ludovica. Ciao, Ariana. Vediamo. Guarda qui che carino. Chi fa il cattivo? Dormi qui fuori? Sì, preparati. Comunque, guardate qui cosa ho visto. Cos'è? Cosa ci sarà mai qui dentro? Vediamo. Non immaginerete. Un telecomando. No, per fare cosa? Poi qui c'è un tavolino. Andiamo, dai. Che bello. Ludo, tu già stai dormendo. Comunque, questa porta scorrevole di vetro è bellissima, vero papi? Ludo, hai capito che dobbiamo vestirci? Che dobbiamo andare? Ma chi è? Che ci fai lì fuori? Ti sei chiusa fuori, Aurora? Aurora, sei rimasta chiusa? No. Fuori, devi rimanere fuori. Vabbè, dai, ti faccio entrare. Ma come hai fatto a rimanere chiusa fuori? Cioè, ma si può? Io non lo so, guarda. Sto congelando, ragazzi. Non lo so, guarda, assurdo. Mamma mia. Auri? Ragazzi, mi sono un po' aggiustata, questi capelli è un po' così. Però adesso andiamo a mangiare perché ho un po' di fame. Questo viaggio mi ha messo su un leggero languorino, quindi dobbiamo andare immediatamente a mangiare. Ok, dai, andiamo. Ludo, dove andiamo. Sei tu? Papi, dai. Pronto. Dopo aver visto che Grigoletto in piscina, direi proprio di andare a mangiare. Ludo, cosa stai facendo con Leo? Dai, ragazzi, Leo si sta lamentando perché vuole uscire anche lui, ma lui non può. Sì, ma non è che noi. Puoi sempre uscire, Leo, devi stare anche un pochino qui in camera a rilassarti. Ecco, adesso faccio una papà perché così pensa che papà lo porta, perché sta vedendo che si sta mettendo le scarpe. Leo, andiamo Leo, eccolo, andiamo. Leo, vuoi venire con mamma? Andiamo, vieni con mamma. Leo, andate. Leo, siediti. Leo, andiamo, vieni. Esatto, andiamo. Ok ragazzi, andiamo. Cosa prendi, Ludo? Ho già preso il mio piattino e devo vedere. Tu cosa prendi, Avri? Non lo so. Carotine per Ludo. Oddio. Guarda quante cose buone che ci sono anche di qua, guarda. Non lo so. C'è anche qualcosa di qua. Ludo, stai prendendo il mais, lui? Yeah, perché questo è il mio cibo preferito ovviamente. Mantieni bene il piatto, ecco. Mi hai dato anche una testata. Ari, tu cosa stai prendendo? Non lo so. Penso questa cosa, insomma, cosa sia, però vabbè. Vabbè, vediamo, dai. Questo è carpaccio. Mamma. Le polpettine, guarda. Auri, prendi una polpettina. È mia la polpettina. Ci sono le polpettine. Cosa c'è qui? Salsicce calde. Ah, questo è il menù per i bambini. Papi, me lo mantieni? Ludo, prendi una salsiccia anche tu. Brava, Ludo. Perfetto, questo è il mio buffet. E prendiamo anche le zucchine. Vediamo le zucchine. Vai, ti seguo, Ludo. Dove sono le zucchine? Sono zucchine? Sì, certo che sono zucchine. Ci sono anche i peperoni, Ludo. Che io amo le zucchine. Adesso inizia a mangiare, poi se hai voglia di qualche altra cosa la vieni a prendere. No, non hai capito, prima prendo tutte e poi cosa vuoi prendere più? Io direi che il piatto è pieno, Non è vero. Come non è vero? Dove vai? No, ma hai preso troppe robe. Ho sbagliato strada. Ecco, sì. Decisamente. Guarda, mamma.
Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, ci sono anche i tortellini. Carotina a cerchio. Carotine. E i tortellini? Guarda che buoni questi tortellini con la panna. Oh ragazzi, c'è anche il dolce. Mm. Hai capito? La situazione. Buono. Ok, andiamo a sederci, dai. Ok ragazzi, è arrivato il momento di mangiare. È mio. Assaggiamo. Cosa avete preso? Allora, so, carotine poi tutto, lunghe. Poi carotine a cerchio. Carotine lunghe? Carotine a cerchio, carotine, la salsiccia, mais, zucchine e la polpetta. Ragazzi, assaggiamo, assaggiamo. Ludo, stai prendendo ancora cibo, Ludo? Cosa prendi, Ludo? Vieni con me. Ah, vuoi prendere le crocchette di pesce? Mantoniamo giro a zero. Ragazzi, il momento dolce, ma a me sinceramente non piace. Vediamo che dolcetto è questo. Bene ragazze, siamo rientrate in camera e adesso dobbiamo andare a dormire perché la nostra giornatina finish, ovvero il nostro primo giorno qui termina così. Mamma, e domani andiamo a... Ragazze, vi siete messe nel letto? Sì, ragazzi, abbiamo un sonno pazzesco. Guardate. Chi c'è? Leo oggi dormirà con noi. Chi c'è qui? C'è Leo. Anche Leo. Che ci fai tu qui nel letto? Ragazzi, ehi, tu hai il tuo lettino. Dov'è il lettino di Leo? È questo qui il lettino di Leo. Perché sei qui, Leo? Chi ti ha messo qui? Perché è comodo, mamma. Questa furbacchiona di Ludo, per caso? Ti ha messo qui sul letto. Sta ridendo, sta ridendo. Avete capito che Leo, abbiamo scoperto che ha paura di scendere, perché non di solito scende dal divano. Eh sì, perché questo letto è bello alto. Leo, hai capito che ti devi mettere nel tuo letto oppure no? È inutile che fai finta che sei stanco, che hai forse l'affanno. Vai nel tuo letto. Guardate, è immerso in una nuvola. In una nuvola di neve immerso. Oggi ragazzi ha lavorato tantissimo Fofò. Vuol dire Leo, no? Sì, ha lavorato tanto Fofò. Fofò, oggi sei andata dalla fidanzata? Ha lavorato Fofò? Sì, ha fatto un lungo viaggio Fofò. Ma guarda, ce l'affanno, guarda qua. Fofò, non t'affaticare. Sta dormendo. Fofì, stai tranquilla ragazzi, Fofò. Ragazzi, ma queste ciglia lunghissime. Il baffo, parliamo del baffo che è lunghissimo. Signore e signori. E queste ciglia? C'è nessuno c'ha queste ciglia, sarebbe. Che stai vedendo? Guardatelo, sta ridendo. Sì, sta ridendo. No, aspetta, sta ridendo. Facciamo vedere i nostri unicorni, i dentini di Leo, ragazzi. Guardate. Aspetta, aspetta, aspetta. Dai, no, faccio io. Aspetta, aspetta, aspetta. No, dai, facciamo. Ma non lasciate dormire, poverino. Come può? Allora, ragazzi. Guarda, mamma. Fammeli vedere. Che carino. È bellissimo. Che carini. Vabbè, ragazzi, io e Lulu siamo stanche. Morte. Quindi vi salutiamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Anzi, questo daily vlog vi sia piaciuto. Abbiamo fatto un lunghissimo viaggio, però ne è valsa la pena. E Lulu, prego. Vabbè, ragazzi, questo è Fanta che sta dormendo. Iscrivetevi e attivate la campanellina. E lasciate tantissimi pollicioni. In su! Fatelo, ciao ciao! Ciao.